Deprimente, deprimente. Intanto perché da una parte ha dimostrato l'incapacità di impedire che alcune nomine, no, venissero effettuate sapendo chi si andava a nominare, no? Alcune riconferme come quella di Descalzi, Profumo. Insomma, sono tutti curriculum quelli che avrebbero dovuto avere da parte nostra un'opposizione strenua, no? D'altra parte sono rientrati personaggi che erano già stati esclusi dallo scenario politico, come l'ex ministro Guidi, proprio grazie al Movimento 5 Stelle, si ricorda? E adesso entrano col governo, in cui è presente anche il Movimento 5 Stelle, persone che hanno, diciamo, un curriculum da quel punto di vista inaccettabile per il Movimento 5 Stelle. Oggi rientrano queste persone proprio con il Movimento 5 Stelle e questo per me è inaccettabile. Dimostra anche un'altra cosa, una estrema debolezza e anche complicità del Movimento 5 Stelle con le linee di governo. Debolezza perché noi non abbiamo nominato nessuno, il Movimento 5 Stelle non ha nominato nessuno dei vertici delle partecipate di Stato, ma d'altra parte perché noi non abbiamo persone che da proporre in alternativa agli altri. Questo dobbiamo mettere, questo dimostra la nostra incapacità di selezionare una nuova classe dirigente, cosa che non avremmo mai dovuto fare, cioè essere impreparati a questo. E seconda cosa, non ne abbiamo nominati noi, e quindi non soltanto non ne abbiamo, ma ne abbiamo nominate, abbiamo nominato le seconde linee e terze linee. Questa nostra incapacità dimostra anche un fallimento. Io mi sono espresso pubblicamente su questo perché penso che la politica, si muova sulle gambe anche dei funzionari pubblici, e se non sei capace di fare selezione, nella scelta di questi funzionari pubblici, purtroppo l'indirizzamento politico, può andare in una certa direzione, ma se i funzionari pubblici vanno in altra direzione, purtroppo il politico ci può fare ben poco. Quindi, per concludere, gravissima mancanza da parte del Movimento 5 Stelle. Io credo che questo sia imperdonabile. D'altra parte, le persone ci stanno già penalizzando moltissimo, a livello di consenso, proprio per la somma di tante ragioni di questo tipo.